Marco Rondini, qual è il progetto di legge che presenta la Lega Nord? Un progetto di legge che incontra le necessità delle case famiglie che oggi si trovano a vivere un momento di sofferenza dal punto di vista economico e fanno fatica ad assolvere al compito che gli è stato assegnato a seguito del superamento e della chiusura degli orfanotrofi. Oggi noi sappiamo che le case famiglie ospitano i minori in attesa di adozione o affidamento. Presso queste case famiglie, che sono circa 1.800 in tutto il paese, stanno dai, questi sono i dati in nostro possesso che vanno presi con beneficio di inventario a causa del fatto che non esiste una vera e propria banca dati e comunque i minori sono presenti presso le case famiglie, sono dai 20 ai 30.000 minori. E questi bambini che permangono presso le case famiglia e le case famiglia sono sostenute dagli interventi che arrivano direttamente dai comuni. A causa però delle incredibili manovre finanziarie fatte in questi ultimi anni, noi sappiamo che i nostri primi cittadini faticano sempre di più a dare delle risposte anche in termini di servizi sociali, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, forse varrebbe la pena di trovare i fondi per i servizi sociali e magari non stanziare 400 milioni come è stato fatto per Roma Capitale. Ecco.